turno della Coppa Italia di Serie D. Termoli da una parte, Città di Teramo 1913 dall'altra. Ancora Capitanio che difende la sfera, si va ad Esposito, cerca di entrare in area di rigore, buona la sovrapposizione di Pavone, il cross morbido colpisce il palo, attenzione, primo brivido. Avanza il difensore biancorosso, Menna per Pavone, va all'interno dell'area di rigore, Pavone con il sinistro, che parata da parte di Palombo, calcio d'angolo. Capitanio, Ferraioli, buono qui il passaggio per Pavone, poi scruta la situazione, c'è un tocco possibile con la mano, Pavone che si lamenta al sedicesimo del primo tempo. Materiale da Moviola, ma intanto seguiamo l'azione con Piccioni, contrastato da Brugarello. Piccioni cade, attenzione, si rialza ancora Piccioni, la gran parata di Di Giorgio su Piccioni contro Hatzol, chiama il pallone Pavone, attenzione Ture al centro dell'area e c'è l'occasione con Galesio, clamorosa, pallone fuori. Cannavaro che rischia tantissimo, infatti perde il pallone, Pavone tutto regolare, ancora Pavone, può andare col sinistro, Pavone, palla per Ture, entra all'interno dell'area di rigore, Ture cerca di posizionarsi il pallone su il destro, Nuan Ture, 1-0 per il Teramo, la sblocca al 45esimo, Ture. Pallone nella zona di Puntoriere che poi quasi trova il gol. Attenzione qui al Teramo con Pavone, Pavone all'interno dell'area di rigore, Pavone l'uscita da parte di Palombo, poi pallone che è ancora buono, la palla poi sbagliata completamente qui da Galesio. Ture prova a girarsi, cerca di partire, attenzione alla sovrapposizione da parte di Pavone, lo vede Ture, Pavone subito con il destro all'interno dell'area di rigore, spreca tutto Esposito, pallone alto, sopra la traversa. Hatzol, ancora Cannavaro, prova a distendersi la squadra molisana, Puntoriere allarga dall'altra parte per Barchi, va con il cross all'interno dell'area di rigore, pallone sulla traversa e poi c'è il gol del Termoli. Attenzione a Galesio che è partito in posizione regolare, Galesio, attenzione, pallone che rimane lì, messo in calcio d'angolo. C'è dall'altra parte Pietrantonio, D'Amore con il mancino, la palla dentro e gol, no, gol annullato, fuori gioco. Pronto Hatzol, va con il destro, altro calcio di rigore, battuto molto bene. Adesso Esposito prende la rincorsa, fischia il direttore di gara, parte Esposito con il destro, la parata di Palombo. Termoli che ha battuto 4-3 ai calci di rigore il Teramo dopo ben 7 turni.